Benvenuti in questo nuovo video di Fratelli di Ghisa. Vi ringrazio tanto per la pazienza che avete portato. Finalmente sono riuscito ad aprire questo canale YouTube. Ho comprato tutte le varie attrezzature, ve le farò anche vedere. Grazie, grazie, grazie che mi avete aspettato. Sul canale Telegram ci siamo appena scambiati un paio di commenti e un paio di perle per poter fare questo video. Volevo dedicare questo primo video a tutte le persone che mi scrivono su Instagram. Siete davvero tantissime. Mi chiedete come fai a trovare la motivazione tutti i giorni, come fai a trovare la rettitudine per andare sempre dritto sulla tua strada per quanto riguarda la dieta, per quanto riguarda l'allenamento, stare sempre, come dice The Rock, focus sul punto. Questo è un argomento molto importante. Numero uno, bisogna trovare il motivo, ma il motivo non deve essere l'estate, la ragazza o le ragazze o scorazzare senza maglietta, può essere anche questo ovviamente, però il motivo principale deve essere sentirvelo dentro. Praticamente quando si incomincia, quando si è novellini, si va per fare il fisico, fare bella figura, magari perché si è un po' cicciottelli, per essere un po' più sciolti nelle conversazioni con le ragazze, con gli amici. Insomma, avendo un bel fisico o comunque uno stato di salute ottimale, si ha anche dopo riscontri nella vita sociale. Però la cosa più importante è che passati quei 6-7 mesi in cui si ha la foga del bel fisico, si sente proprio dentro che cambia qualcosa, si sente che si sta meglio, ci si sveglia molto più riposati, ci vuole meno tempo per riposarsi ed essere riposati e svegliarsi avendo fatto un sonno ristoratore. Circa in un anno si sente questa... posso chiamarlo salto di qualità, perché è davvero un salto di qualità, ragazzi. La motivazione per arrivare a questo momento deve essere: io voglio cambiare me stesso, sto facendo questo certamente per sentirmi meglio, per essere visto dagli altri in maniera diversa, però deve essere qualcosa che ti cambia davvero dentro, perché io ho incominciato più o meno a 16 anni ed era perché ero notevolmente, diciamo, in sovrappeso, non 120 kg naturalmente, ero sugli 80 kg ed ero ben piazzato, diciamo. E incominciando la palestra per ragioni estetiche, dopo mi si è legata addosso, perché davvero ci si sente davvero meglio. Io adesso, per vari motivi, ho perso il lavoro eccetera eccetera, però in quel periodo ho dovuto lasciare un po' così, mi sentivo davvero male sia psicologicamente, perché io e la palestra siamo davvero la stessa cosa, sia fisicamente, perché magari ti non è che ingrassi tantissimo, perché comunque il tuo corpo è abituato a bruciare eccetera, però mi sentivo un po' più pesante così. Invece adesso che sono tornato in quinta è davvero un'altra cosa, ce lo si sente davvero dentro. Un'altra cosa che mi dicono: sono 6 mesi che vado avanti con la dieta, sono 7 mesi che vado avanti con la dieta, ma non riesco comunque a vedere quei risultati che vorrei, non riesco a vedere il bicipite come vorrei, l'addominale. Ci vuole davvero tanto tempo, ragazzi, non potete sperare che in 6 mesi, 7 mesi diventate War Machine, per dire, o Fede Rossi. Cioè comunque ci vuole il tempo, ci vuole davvero tanto tempo. Sicuramente questo ve lo posso assicurare, i neofiti o comunque persone molto giovani dai 25 anni in giù, nel momento in cui incominciate proprio un cambiamento radicale, perché i primi chili vanno via subito, i primi chili di muscolo salgono in fretta. Io mi ricordo che mi pare di aver preso 3 kg di massa in 6 mesi, cioè 3-4 kg, cioè perdendo massa grassa e acquisendo massa magra. Cioè all'inizio è proprio lampante il cambiamento. Dopo magari mi scrivete: ah, sai, ho avuto dei rallentamenti, è tutto normale,
è tutto normale perché a un certo punto il fisico si abitua e lì si va con allenamento e alimentazione a giocarsela per riuscire sempre di più ad aumentare la massa magra, diminuendo la naturalmente per quanto possibile diminuendo la massa grassa, non contemporaneamente ma nel ciclo dell'anno si hanno questi praticamente periodi tra massa e definizione, non sappiamo benissimo tutto. Non c'è bisogno che lo racconto io qui. Però davvero ragazzi mi scrivete in tanti che magari cosa succede se sgarro. Non perdetevi in poco, non perdetevi in un bicchiere d'acqua, perché perdersi in un bicchiere d'acqua è la cosa peggiore che potete fare, anche perché comunque sono sciocchezze. Cioè se stai 6 mesi a dieta e un giorno sgarri non succede niente. Se vi prendete una settimana di stop dall'alimentazione ferrea, naturalmente che voi avete fatto, perché se non avete fatto l'alimentazione non ha neanche senso dire vado un attimo in stop, però nel momento in cui fate 6-7 mesi di alimentazione diciamo molto ben curata, una settimana di riposo, naturalmente non mangiando bomboloni e panettone tutta la settimana, però dandosi quelle soddisfazioni che mancavano, aiuta sia a ridare un equilibrio. Cosa più importante è la vostra testa in quella settimana si riempie di tutto ciò che praticamente, di tutte quelle belle sensazioni che è il cotechino, gnam, bello e buono, tutte queste sensazioni, e praticamente siete pronti la settimana dopo a ripartire in quinta ancora sulla retta via della vostra alimentazione, del vostro allenamento, senza trovare neanche una scusa, perché le scuse sono la cosa più brutta che uno può trovare. Non so, tipo non vado in palestra perché devo portare fuori il cane. No, vai in palestra, poi porti fuori il cane. Mi raccomando ragazzi, vi saluto per questo primo video naturalmente. Spero che mi seguiate, che mi diate fiducia, perché questo è tutto grazie a voi. Perché prima da Facebook, poi Instagram, vedo davvero un forte riscontro in tutto quello che faccio. Vi piacciono i post, vi piacciono gli argomenti, mi supportate tantissimo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto, metterò tutto in descrizione come sempre. Seguitemi su Instagram, seguitemi anche Celio Simone, comunque lo metto, è il mio canale YouTube. Adesso non c'è ancora niente, ma presto caricherò dei video, magari che mi alleno, magari quando andiamo in giro io e il mio amico a scarrozzare per la città. E niente, mi raccomando, stay strong come sempre e grazie perché mi aiutate tanto. La motivazione, come è argomento questo video, la trovo anche in voi, perché in quei pochi che mi seguono trovo davvero tanta forza. Grazie.